Sembrava un ragazzo come tanti, che amava andare a scuola e i film sui samurai, ma quello che nessun altro sapeva era che in realtà sotto sotto c'era qualcosa di oscuro in lui e pericoloso. Questa è la storia del serial killer giapponese più giovane della storia, il quale ha speso ben 3 anni della sua vita a uccidere, fino a diventare il famigerato killer di Hamamatsu. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video True Crime. Anche oggi tratteremo di un caso di cronaca nera giapponese e in particolare vi racconterò la storia di Seisaku Nakamura, un ragazzo nato il 1929 nella prefettura di Hamamatsu. Era nato in una famiglia di classe media e purtroppo, per via del fatto che era sordo, non era stato trattato molto bene dalla sua famiglia ed era cresciuto come un emarginato sociale. Malgrado ciò, Nakamura era noto per essere un ragazzo educato e molto rispettoso, che ha sopportato questa sua condizione e anche stigma che gli è stato imposto dalla società senza lamentarsi. Era anche particolarmente intelligente e prendeva degli ottimi voti a scuola. Durante il suo periodo libero lui aveva una vera e propria passione per i film con i samurai. In particolare gli piaceva vedere questi uomini così coraggiosi e valorosi impugnare queste spade e il modo in cui assassinavano le loro vittime. Sviluppò ben presto una vera e propria ossessione per la cultura, appunto, dei samurai ed era affascinato dalle spade katana e anche dai coltelli. Tutto ciò non sembrava particolarmente strano dal momento che molti ragazzi della sua età erano anch'essi dei fan di questo genere di film. Quindi Nakamura sembrava solamente un normale adolescente e non c'era niente di strano in lui. Ma come scopriremo ben presto in questo video, le cose cambiarono completamente e inesorabilmente negli anni a venire. Tutti i crimini di cui andrò a parlare oggi sono avvenuti tra il 1938 e il 1942. Come molti di voi sapranno, sono proprio gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi potete immaginare come le cose erano davvero tese in quel periodo e la maggior parte delle persone erano più concentrati sulla guerra che su quello che stava succedendo magari nelle vicinanze della propria casa. E inoltre il governo giapponese molto probabilmente non voleva in nessun modo creare il panico tra la gente e per questo motivo molte informazioni relative a Nakamura e ai suoi crimini sono rimaste per lungo tempo nascoste. Ma da quello che sono riuscito a raccogliere su Nakamura, questo uomo ha iniziato a fare fuori delle persone quando aveva solamente 14 anni, nel 1938. Le sue prime vittime erano due donne che aveva incontrato in un negozio ed entrambe erano delle geisha. Come molti di voi sapranno, le geishe sono donne arte, proprio il loro nome geisha vorrebbe dire donna d'arte, quindi sono donne che vanno incontro a un duro addestramento per poter imparare i principali stili delle arti performative tradizionali giapponese. Devono saper cantare, ballare, suonare almeno uno strumento e soprattutto essere molto brave a sostenere una discussione e intrattenere i loro ospiti. Nakamura ha tentato di sedurle in qualche modo, tuttavia è stato rifiutato da queste donne. Il ragazzo non ha preso molto bene questo rifiuto e si è arrabbiato. Ha provato così a imporsi su di loro, ma hanno reagito. Ed è stato proprio qui che Nakamura ha completamente perso il controllo e ha iniziato ad attaccarle con il suo coltello. Ha finito per farle fuori una dopo l'altra, riuscendo tuttavia a farla franca. Ma quello fu solo l'inizio della sua follia. Infatti, solamente 2 anni dopo, il 18 agosto del 1941, a 17 anni, accoltellò a morte un'altra donna e ne ferì un'altra. E solo 2 giorni dopo questo nuovo attacco è impazzito all'interno di un ristorante, togliendo la vita a 3 altre persone. Non ci sono informazioni su cos'è successo nello specifico in quel ristorante o le motivazioni dietro a queste sue azioni. Alcune persone hanno ipotizzato che probabilmente la sua disabilità lo faceva sentire in qualche modo inferiore rispetto alle altre persone attorno a lui e magari questo suo modo di accoltellare le altre persone lo faceva sentire più potente e in un qualche modo superiore a loro.
Ma la cosa più pazzesca di tutta questa storia è che lui agiva in questo modo così brutale in pubblico e la polizia era al corrente delle sue azioni, ma non ha fatto nulla. Infatti, anche dopo quell'episodio che è avvenuto in quel ristorante, e benché la polizia abbia ottenuto una dettagliata descrizione di Nakamura, non hanno mai agito per arrestarlo. Anzi, hanno cercato in qualche modo di insabbiare questi delitti, temendo che tutto ciò potrebbe provocare un ulteriore panico nella fragile situazione, appunto siamo in era bellica, del Giappone. Immaginatevi se in questa piccola cittadina le persone scoprissero che c'era un adolescente squilibrato che andava in giro a uccidere tutti. Quindi potete capire che anche dopo aver preso la vita di ben 6 persone, Nakamura poteva ancora andare in giro liberamente senza alcuna paura. E pensate che solamente un mese dopo questo terribile episodio avvenuto nel ristorante, Nakamura aveva già messo gli occhi sulla sua prossima vittima, o per meglio dire vittime. Indovinate chi erano queste persone? Sì, erano proprio la sua stessa famiglia. Era il 27 di settembre, quando Nakamura e il suo fratello si trovavano nella casa dei genitori e all'improvviso scoppiò un litigio tra i due fratelli e ancora una volta Nakamura nascondeva sotto le sue vesti un coltello e quello che seguì fu un vero e proprio bagno di sangue. Saltò addosso a suo fratello e lo pugnalò e quando il resto della famiglia ha cercato di fermarlo, lui ha iniziato a puntare il coltello anche addosso ai suoi stessi genitori, a sua sorella e anche a sua cognata e persino il suo povero e giovane nipote. Tutto ciò è assolutamente pazzesco e la cosa più terribile è che non sembrava mostrare alcun rimorso per le azioni che aveva appena commesso. Suo padre ha purtroppo perso la vita quel giorno, ma fortunatamente gli altri membri della famiglia sono riusciti in qualche modo a sopravvivere, benché riportassero delle ferite estremamente gravi. Io davvero non so spiegarmi in che modo la famiglia abbia scelto di vivere ancora assieme a lui dopo questo episodio così terrificante, ma molto probabilmente non si sono mai avvicinati realmente a lui e non si sono mai realmente fidati. Quando la polizia è arrivata sulla scena dei crimini, tutti erano particolarmente scossi, ma nessuno ha detto alla polizia che cosa veramente è successo in quel giorno, perché magari avevano paura che Nakamura potesse tornare e finire quello che aveva iniziato. Purtroppo questo si rivelerà essere uno sbaglio che pagheranno molto caro. Molto probabilmente se quel giorno non fossero stati zitti ma avessero detto quello che Nakamura aveva fatto, magari sarebbe stato arrestato e non avrebbe mai più potuto avvicinarsi alla loro proprietà. Spostiamoci adesso al 30 di agosto del 1942, quando Nakamura ha colpito ancora. Questa volta aveva messo gli occhi su una giovane donna che aveva trovato in strada e decise di seguirla fino alla sua casa, dove lei viveva con suo marito e i suoi 3 figli. Appena era proprio sullo scio di casa, aperto la porta per entrare, Nakamura l'ha seguita aggredendola. Il marito della donna è subito accorso per aiutarla, ma Nakamura ha subito preso il coltello e lo ha pugnalato. Successivamente spostò la sua ira sulla moglie che la uccise e fece fuori anche 2 dei suoi 3 figli. Ha poi tentato di uccidere anche il terzo di loro, ma qualcosa deve essere cambiato in lui perché era come se una presenza o qualcuno lo avesse spaventato, perché è scappato lasciando la terza genita all'interno della sua casa con tutti i membri della sua famiglia uccisi. Immaginate il trauma che è andata incontro questa povera ragazza. Immaginatevi entrare nella vostra casa un perfetto sconosciuto che nel giro di pochi attimi fa fuori vostra madre, vostro padre e i vostri 2 fratelli. Immaginatevi essere l'unica sopravvissuta. Tuttavia il fatto che questo Nakamura abbia lasciato questa unica ragazza in vita è stato da certi punti di vista una fortuna, dal momento che questo è stato il movente che ha permesso la fine di questo periodo durato 3 anni di continui omicidi. Il 12 di ottobre del 1942 infatti Nakamura è stato arrestato e accusato dell'omicidio di 9 persone. È interessante notare come la polizia non sapeva nemmeno delle 2 sue prime vittime fino a quando Nakamura non ha confessato. Tuttavia non
c'erano abbastanza informazioni o prove per poterlo condannare per questo crimine. Successivamente, un mese dopo l'arresto di Nakamura, benché fosse minorenne quando aveva commesso questi crimini, è stato processato come se fosse un adulto, secondo la legge in voga all'epoca. I medici hanno cercato di affermare che non fosse colpevole dal momento che era, diciamo, pazzo e non era capace di intendere di volere nel momento in cui lui ha agito in questo modo. Questa almeno era la teoria che ha cercato di portare avanti la difesa. E per via appunto di queste malattie mentali non poteva essere tenuto responsabile per le sue azioni. Molti esperti tra l'altro ritengono che queste persone che soffrono di questi disturbi mentali siano in realtà delle vittime loro stesse dei crimini che hanno commesso, perché non erano intenzionati ad agire in questo modo, ma purtroppo la loro follia li ha portati a compiere queste azioni. Molto spesso questi soggetti hanno subito un qualche sorta di trauma infantile, o magari sono cresciuti in condizioni piuttosto precarie, o non hanno ricevuto un'istruzione adeguata e non hanno nemmeno avuto delle opportunità che le avrebbero permesso di migliorare la loro situazione di vita. Molte di queste persone, purtroppo, che soffrono di questi disturbi non ottengono l'aiuto di cui avrebbero bisogno fino a quando non è purtroppo troppo tardi. E nel caso di Nakamura, molte persone si sono fatte avanti, testimoniando che questo uomo altri non era che un pazzo. Tuttavia, il giudice non era convinto e Nakamura è stato sentenziato con la pena massima, ovvero la morte per impiccagione. In Giappone, storicamente, questa pena è data ai serial killer, quindi coloro che hanno commesso più di un omicidio, o a quella tipologia di criminali che hanno commesso anche un solo omicidio, però ci sono state magari delle determinate torture o sono state uccise queste vittime in modo brutale, anche se purtroppo in alcuni casi, come quello di Junko, giustizia non è stata fatta, ma quella è un'altra storia. Ma in ogni caso, tornando al caso di Nakamura, lui è stato impiccato nel giugno del 1994 alla giovanissima età di soli 19 anni. Questa, ragazzi, è davvero una storia pazzesca, ma è quello che molto spesso succede quando si ha a che fare con dei criminali, che non si sa mai con chi si ha a che fare finché purtroppo non è troppo tardi. Molto spesso si tratta di normali persone della comunità che spesso vengono trascurate o costrette a vivere come degli emarginati. Spesso si tratta anche di quelle persone nel vostro vicinato per il quale alcuni provano una sorta di compassione, magari per la loro situazione, eccetera, eccetera. E purtroppo molto spesso può capitare che queste persone nutrano una sorta di odio o di senso di impotenza che le porta poi a prendere delle decisioni veramente terribili. Queste persone sono consapevoli di magari essere trattate in modo diverso e forse la disabilità di Nakamura lo ha fatto sentire, come vi dicevo all'inizio, come se non fosse adatto alla società, come se le persone attorno a lui lo disprezzassero in qualche modo, tra l'altro pure la sua stessa famiglia. Questo lo ha fatto sentire in un qualche modo forse come inferiore rispetto al resto della comunità, e questo probabilmente era motivo di grande rabbia, e magari ha fantasticato per anni di come avrebbe potuto vendicarsi di tutti coloro che lo hanno deriso o disprezzato in passato. Molto probabilmente questo Seisaku Nakamura si è rifugiato in questo mondo di fantasia popolato da samurai che riuscivano a rivendicare il proprio onore. Magari questo era un modo per rivendicarsi e riappropriarsi della dignità che a lui purtroppo era stata negata fin da quando era molto giovane. La cosa più disturbante, secondo me, di questo caso sono proprio queste fantasie che sembrano essere iniziate proprio quando questo Nakamura era estremamente giovane. Tra l'altro, ci sono anche degli esperti che ha detto che queste persone potrebbero anche iniziare a sviluppare queste fantasie omicidie anche dall'età di 5 anni. Immaginatevi voi tirare su un bambino che già a 5 anni fa questi pensieri. Uno comunque dei segnali per il quale bisognerebbe prestare particolarmente attenzione è quando questi bambini magari maltrattano degli animali. Quello in realtà è un chiaro segno che potrebbe esserci qualcosa di più oscuro. Già io trovo una cosa veramente terribile e disgustosa, però io mi ricordo
anche con altri casi che abbiamo trattato, ma in realtà anche gente, bambini piccoli. A me è capitato di sentire di ragazzini che magari tagliavano la coda a un gatto o gli tiravano dei petardi, e veramente io, se fossi un genitore e sapessi che mio figlio fa delle cose del genere, sicuramente prenderei dei provvedimenti molto presto, perché se già magari quando ha meno di 10 anni si comporta in questo modo, immaginatevi che cosa andrebbe a fare quando ne ha 20. Nel caso specifico di Nakamura non so se lui in passato trattasse male degli animali, però come vi dicevo, molto spesso il maltrattare gli animali è come una specie di addestramento per poi passare a cose più grandi in seguito. Può essere che magari i genitori di questo ragazzo abbiano notato che c'era qualcosa di strano in lui, però non hanno detto niente, hanno guardato dall'altra parte, perché è veramente difficile magari per dei parenti poter pensare che tra di voi si nasconde uno psicopatico. La domanda che molto spesso mi capita di farmi quando tratto di questi casi è: ma questi serial killer, ci sono nati serial killer o c'è stato un fatto, il modo in cui sono stati trattati, che li ha fatti diventare dei serial killer? Perché c'è da dire che ci sono veramente molte persone che magari hanno avuto un'infanzia molto travagliata e traumatica e si sono trasformate in persone meravigliose che hanno portato grande contributo per la società e hanno cercato di migliorare le condizioni magari di altri bambini che purtroppo stanno vivendo delle infanzie difficili. Quindi penso che, secondo me, è un po' la risposta sta un po' nel mezzo. Secondo me, se un bambino magari che ha delle determinate predisposizioni cresce in un ambiente familiare molto positivo e gli viene dato molto amore, secondo me può essere portato sulla buona strada, anche se magari lui di partenza potrebbe avere delle tendenze che, se messe in determinate condizioni, le potrebbero portare sulla strada sbagliata, questo sì. Allo stesso modo però ci possono essere magari dei bambini che purtroppo sono già in una condizione che magari sono più impressionabili o magari sono meno forti magari di altri bambini e vedono dei comportamenti che finiscono per imitare, quindi sicuramente l'ambiente in cui sono cresciuti contribuisce a portarli sulla cattiva strada. Molti scienziati concordano sul fatto che sia i tuoi geni che l'ambiente in cui cresci determinano se diventerai un giorno un serial killer. E infatti sembra che la maggior parte dei serial killer sono nati con già dei comportamenti da psicopatici che li hanno resi impulsivi, aggressivi e privi di provare un qualsiasi tipo di empatia. E sorprendentemente anche la forma della loro struttura cerebrale sembra essere in qualche modo diversa. Adesso io non vorrei andare troppo nello specifico, perché non è che sono nemmeno del tutto d'accordo con quello che sto sentendo e sto leggendo, però vi sto leggendo dei report in cui sono state scritte queste cose. Non lo so, è veramente un dibattito su cui persone diverse, psicologi diversi, io non mi occupo di questo, di psicologia, anche se in realtà mi piacerebbe studiare anche psicologia, però è veramente uno di quegli argomenti su cui la gente si batte, e sono davvero curioso di sapere la vostra opinione qui sotto. Infatti vi lascio con questa domanda che sono curioso di leggere qui sotto: serial killer si nasce o si diventa? Sono curiosissimo di vedere che cosa ne pensate voi e io spero davvero di vedervi nel prossimo video. Un ciao da Seba.